ci sono le alghe, perché ci sono le alghe. È pieno di alghe. Sta diventando tutto verde il laghetto. E spero sia una cosa normale, perché tipo negli altri laghetti che avevo prima, quando ero stupido, non avevo fatto un filtro, quindi l'acqua era ferma, quindi si facevano le alghe. Però qui c'è un filtro. Ho speso tipo 100 euro per fare quel filtro, perché è verde l'acqua, tutta verde. C'è la lampada UVC che dovrebbe levare le alghe, però evidentemente non lo so. Comunque, benvenuti in questo nuovissimo e bellissimo video di Tartamillo. Forse un po' meno bellissimo perché ci sono le alghe. Quindi ora devo fare un po' di ricerche e vedere perché ci sono le alghe, se è una cosa normale tipo della maturazione. 3 giorni dopo sono stato impegnato con verifiche scolastiche, tutte andate molto bene. Ora riempio questo d'acqua, così metto la tartaruga a prendere il sole. Ora basterà uno schiocco di dita per... Così semplicemente abbiamo una cosa piena d'acqua. E ci andremo a mettere la tartaruga per prendere un po' di sole. Può mettersi qui. Bene, ha da divertirsi. Qui c'è un girino. È quasi arrivata l'estate, tra un po' sposteremo tutte le tartarughe acquatiche all'esterno. Qui mangiano. E nel laghetto si stanno formando sempre più alghe. Poi qui ho aggiunto della corteccia. È molto più bello. Le gambusie sono già abituate a mangiare. La temperatura nel laghetto è di 21 gradi, molto bene. Come avete visto dal montaggio con la GoPro, c'è un pizzico sole nel laghetto, perché praticamente l'avevo pescato un po' di tempo fa, però ha ingoiato l'amo e quindi l'ho portato a casa per non liberarlo con l'amo in gola, dato che pensavo sarebbe morto subito. Invece è ancora vivo e quindi niente, sta nel laghetto, può mangiare le gambusie, bene, magari poi quando sarà più grande, che crescerà, sarà più facile slamarlo, proverò a slamarlo, non lo so. Per ora sta benissimo nel laghetto. Il filtro qui funziona alla grande. Come vedete prende molta zozzeria. Guardate, Tac. Sono appena tornato dalla pescata migliore della mia vita. Perché praticamente ho visto delle carpe koi nel laghetto, perché ce l'hanno buttate delle persone, ci sono tipo 4 carpe koi. Allora le stavo cercando di prendere a spinning, anche se è impossibile. Le stavo cercando di prendere, poi passa vicino alle carpe koi un black bass, che era praticamente più grosso delle carpe koi. Allora io lancio la canna, lancio l'esca vicino al black bass, ritiro, a un certo punto il black bass sparisce e mi sembra tipo di essermi incagliato in un sasso per quanto tirava. Poi a un certo punto vedo che si muove, quindi era il black bass, ho combattuto tipo 2-3 minuti e questo è il risultato finale. Il pesce migliore della mia vita, per ora. Era troppo grande per il laghetto e poi non avevo un secchio, quindi poi tornerò a pescarne un altro per il laghetto un po' più piccolo. Quindi questa era la storia di come ho preso il black bass più grosso della mia vita. Poi, sempre vicino al laghetto, cioè vicino alla riva, ho trovato questo legno che mi sembrava molto carino da mettere nel laghetto, quindi ora sto facendo bollire un po' d'acqua, poi ce la butto sopra per pulirlo.
Però il problema è che galleggia, quindi dovrò bloccarlo con un sasso. Questo è il sasso che andrò ad usare. E ora gli ho buttato sopra tipo 4 pentole di acqua bollente, quindi è pulito. Ed ora lo metto nel laghetto, però per farlo devo proprio entrare fisicamente nel laghetto. Oddio. Spero di non bucare il pelo. Mi sembra molto carino. Poi una volta che affonderà potremo anche levare il sasso così che si reggerà da solo. Bene, come avete visto il persico sole sta già esplorando il nuovo paesaggio. Oggi è sabato 6 maggio, penso che sabato prossimo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sabato 13 andrò a pescare il black bass per il laghetto. Quindi voi vedrete il video più o meno 2-3 giorni dopo. Quindi iscrivetevi. Bene, siamo il giorno dopo e ho una... No, e sono appena stato al negozio di animali e ho preso una carpa koi e anche una ninfa. La carpa l'ho già messa qui che si sta ambientando. Poi la vedrete meglio. E questa è la ninfea. E intanto che la carpa koi si ambienta, assembliamo la ninfea. Bene, questa è la ninfea tutta assemblata. Queste poi cresceranno e diventeranno foglie. La ninfea l'ho sistemata lì sotto e ora è arrivato il momento di mettere la carpa koi nel laghetto. Qui è la nostra carpa koi e la vedrete meglio in un secondo. Questa è la carpa e ora la rilasciamo. E lì è la nostra nuova carpa koi, che come avete visto già ha fatto conoscenza con il persico sole, che la stava inseguendo, spero amichevolmente. Da qui non so se si vede perché c'è il riflesso, comunque sta lì. Ora ovviamente si nasconde perché sta in un nuovo ambiente e si dovrà abituare. Sta cominciando un po' a girare il laghetto. Scrivete nei commenti un nome per la carpa koi che vorreste dargli e poi ne sceglierò uno tra quelli che scriverete. Comunque, dato che le carpe koi sono animali sociali, ne voglio prendere un'altra per fargli compagnia, quindi a breve ne prenderò un'altra. Bene, quindi la nostra nuova carpa koi è lì. Quindi mentre lei si gode la sua nuova vita e la sua nuova casa, voi iscrivetevi al canale, mettete like al video per favore, attivate la campanellina così da essere notificati ogni volta che metterò un video. E iscrivetevi per vedere anche l'altra carpa koi che prenderò e aggiornamenti su questa e moltissimi altri video, perché tra un po' prenderemo anche un black bass per il laghetto, ovviamente più piccolo della carpa, se no la mangerà. E quindi ci vediamo nel prossimo video, ciao!